Continua l'idillio d'amore tra la reginetta del pop Katy Perry e l'attore americano Orlando Bloom. I due, dopo essersi finalmente ritrovati, sono praticamente inseparabili. Oggi appaiono più innamorati, felici e complici che mai. La coppia è stata fotografata insieme ad un concerto di Lady Gaga e le tenere effusioni, miste a complici sguardi, confermano il prosieguo di una relazione che continua ad andare a gonfie vele. Sono tornati insieme da quasi 8 mesi, dopo un periodo di fidanzamento nel 2016, tristemente naufragato, e questo improvviso ritorno di fiamma sembra proprio far bene alle due star di Hollywood. 41 anni lui, 33 lei, questa volta ci sono tutti i presupposti per fare davvero sul serio. Infatti pare che la cantante abbia deciso di trasferirsi a Londra per avvicinarsi al suo compagno. La coppia è stata avvistata, più innamorata che mai, alla serata inaugurale di Enigma, il nuovo progetto musicale di Lady Gaga. Seduti accanto a Christian Carino, il 49enne imprenditore e futuro marito di Stefani Germanotta, in arte Lady Gaga, i due si sono goduti il mega concerto della pop star statunitense. Ha destato sicuramente scalpore la recente notizia che ha visto come protagonista una gelosissima Katy Perry. La diva ha infatti comprato il suo compagno Orlando Bloom. In occasione dell'evento di beneficenza One Love Malibu Benefit Show è stato messo all'asta un appuntamento con l'attore londinese. Un'iniziativa che, seppur lodevole, il ricavato è stato devoluto alle vittime degli incidenti in California, non è andata molto a genio alla fidanzata del protagonista del Signore degli Anelli. La 34enne ha preferito sborsare una cifra pari a 50.000 euro piuttosto che permettere al divo di trascorrere qualche ora in compagnia di un'altra donna. La Perry, tra l'ilarità e lo stupore dei presenti, rivolgendosi a Laura, la ragazza che si è accaparrata la vittoria, ha detto: "Andrete a cena e poi a fare un giro in moto, e questo significa che tu dovrai stringerlo forte. Mi dispiace, ma lo compro io. Chi se ne frega?"